Ciao ragazzi, bentornati. Oggi andiamo a fare un bellissimo e grandissimo unboxing. Come vedete sono proprio ai limiti dell'inquadratura e devo ringraziare assolutamente la Tartaruga Software, negozio con cui sto collaborando, con cui parte praticamente, si inaugura con questo primo unboxing e sarà lunga duratura, o perlomeno spero. Collaborazione che permetterà di avere sempre materiale nuovo a disposizione da recensire, le novità uscite in ambito di fucili e accessori, e quindi ogni tanto arriveranno questi bei pacconi che contengono un pochino di tutto e di conseguenza poi farò recensioni dettagliate su ogni prodotto. Qui sotto in descrizione trovate il link al suo sito, tra l'altro è il nostro negozio di club, quindi fa sempre piacere aiutarsi a vicenda. Allora, prendiamo il nostro coltellino e cominciamo. Ok, allora lo metto così in modo tale che sfilo piano piano le cose. Allora, troviamo 2 e 3 paia di guanti Mesenix più la patch. Oh, ok, il patch della Tartaruga Software, ecco, questo qui è il logo del negozio. Poi troviamo 3 modelli di guanti Impact. Ho voluto fare questa cosa qui perché vi voglio mostrare i 3 modelli Impact, diciamo Impact normali, Impact 3 e gli original, che sono quelli più soft, in modo tale da farvi vedere tutti i pregi e difetti, da quelli più leggeri a quelli più pesanti. Li mettiamo da parte. Abbiamo un bellissimo foglio di carta. Martedì 8 marzo, tutte le donne in omaggio, una piantina fiorita, quindi bene, mettiamo da parte anche questo. Poi, qui cosa abbiamo? Oppala! Urca! Che sorpresa! Io non sapevo esattamente cosa avrebbe messo di preciso. Abbiamo la FN57. Wow! Che figata! E non la tiro neanche fuori, no? Aspetto che ve la vediate nella prossima recensione. Molto, molto, molto figa. La mettiamo qui senza farla cadere giù dal tavolo. Poi, altra carta, altra carta. Oh, qui abbiamo, che cos'è? Una soft shell della SBB, sì, o della Con, non capisco. A primo impatto sembra molto carina, quindi avremo anche una recensione più dettagliata di questo. Mettiamo da parte, non so dove perché ho finito lo spazio. Poi abbiamo carta, carta, altra carta e ancora carta. Bene, dopo questa super mega invasione di carta, passiamo al pezzo forte. Oh, che cosa abbiamo qui? Mamma mia, quanta roba, tanta tanta roba. E qui ragazzi abbiamo niente po' di meno del 416 della Bolt. Questo è una delle novità uscite veramente in questi mesi, se non settimane, veramente veramente tamarro. Anche questo lo lascio proprio bello chiuso, così a voi vi rode il culo e non vedete l'ora che esca la recensione. Ebbene, questi qua sono i prodotti che vedrete, quindi il confronto tra i vari modelli di Mesenix, la 57, poi abbiamo la soft shell della Condor e il Bolt 416. Insomma, abbiamo dei gran bei pezzi, quindi ringrazio di nuovo Tartaruga Software, ripeto, qui sotto il link in descrizione per accedere al sito web. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.